La manutenzione della nostra strumentazione fotografica assume un'importanza cruciale nel momento in cui vogliamo allungarne la vita. Infatti è proprio tramite una corretta manutenzione che possiamo andare a ottenere di più dalla nostra strumentazione. Quindi nel momento in cui andiamo a sporcare, per esempio, una componente, pulendola di frequente, mantenendola pulita, riusciamo ad allungare la vita di quella componente e riusciamo a ottenere dei lavori migliori, perché in fin dei conti, se abbiamo una strumentazione sempre in perfetto stato, questa si deteriorerà più lentamente e ci permetterà di portare a casa dei lavori dove dovremo fare meno post-produzione per andare a sopperire alla mancata manutenzione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi parliamo di fotografia e videomaking come al solito, perché se vi interessano questi argomenti io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e attivare anche la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Vi chiedo anche un like di supporto a questo video, così mi aiutate con l'algoritmo. Vi ricordo anche che questo è un canale green, infatti di tutte le componenti usa e getta che vedrete oggi vi assicuro che io faccio buon uso utilizzandole poi nella doccia per lavare la mia persona. Ma andiamo a incominciare. La prima cosa che vi faccio vedere la conservo sottovuoto, no, non è vero, è semplicemente la sua confezione originale di plastica. La conservo lì dentro semplicemente perché voglio che prenda meno polvere possibile. Questa è una simpaticissima pompetta con il suo pennellino, spero che riusciate a vederlo bene. Questo qui è il suo bellissimo pennellino che serve per andare a pulire le intercapedini, quindi esterne, non interne, per cui con questo io vado a pulire per esempio l'interstizio tra una lente, tra il barilotto della lente e il corpo della fotocamera, oppure vado a pulire i tasti della fotocamera se c'è un deposito di polvere o di qualsiasi altra cosa. Questo è il primo passaggio che faccio, vado a pulire, vado a eliminare tutto quello in eccesso con un pennellino come questo. Ovviamente bisogna sostituirli un po' di frequente, pennelli come questi, perché man mano raccolgono e quindi se lo usiamo per un anno di fila stiamo andando a depositare la polvere vecchia sulla polvere nuova, non è quello che desideriamo. Quindi questa è una cosa, questa è un'altra cosa. Questa qui è una pompetta ad aria che si va a utilizzare inserendola dentro nel corpo macchina e andando a soffiare via la polvere dal sensore. Quindi se ci rendiamo conto nei nostri scatti o nelle nostre riprese che abbiamo degli accumuli di polvere, ce ne accorgeremo perché vedremo dei chicchi proprio, vedremo dei puntini, soprattutto nel cielo o se facciamo una fotografia di qualcosa di uniforme. Se volete fare la prova è molto semplice, prendete la vostra fotocamera, impostate un diaframma chiusissimo e fate una fotografia in priorità di diaframmi contro un muro bianco, un muro liscio, quindi un muro senza bitorzoli, perché altrimenti non vediamo bene. Anche un armadio può andare bene, se avete un armadio tipo un armadio IKEA laccato bianco va benissimo, fate una fotografia dell'anta dell'armadio bianco a mano libera proprio così come viene e vedrete molto chiaramente se ci sono dei punti, dei chicchi di polvere depositati sul sensore. Possono esserci dei chicchi anche sullo specchio nel caso stiate usando una vecchia reflex, ma io non vi consiglio di andare a pulire lo specchio, primo perché non potete toccarlo. Nel momento in cui tocchiamo lo specchio rischiamo tantissimo di mandarlo fuori asse, quindi è meglio non toccarlo, e poi pulire lo specchio è abbastanza inutile perché un chicco di polvere sullo specchio non ha nessun effetto sulla foto finale. Sì, lo vediamo sullo specchio, sicuramente non è bello da vedere, però poi nell'immagine finale non si vede, quindi non dà tutto questo fastidio. Ora, come si utilizza questa? Nel caso stiamo usando una fotocamera mirrorless è sufficiente che la utilizziamo da accesa e quindi smontiamo la lente e andiamo a pulire. Dovrebbe esistere proprio una funzione a seconda dei vari modelli, pulizia del sensore manuale, quindi la impostiamo in quel modo, così la camera sa che stiamo pulendo il sensore e in questo modo mantiene la tendina aperta se si tratta di una fotocamera Canon, oppure se si tratta di una fotocamera che non ha la tendina di sicurezza, comunque non si spegne e sta in uno standby controllato perché sa che stiamo facendo un'operazione di pulizia sul sensore. Nel caso delle reflex, a maggior ragione gli dobbiamo dire che stiamo pulendo il sensore, c'è una modalità apposta, pulizia manuale del sensore, perché deve aprire lo specchio e mantenercelo aperto. È importante fare questa operazione sempre con la batteria alla massima carica, perché se facciamo questa cosa con la batteria scarica e si scarica la batteria mentre noi abbiamo questa dentro, si chiude lo specchio, ci trancia via questa e capirai, non è tanto questo il problema, se si rompe questa fa niente, però il problema è che si rompe lo specchio perché è molto delicato e così dobbiamo buttare via la fotocamera. Per cui quando fate questa operazione, sempre a testa in giù, quindi con il sensore rivolto verso il basso, andiamo dentro in questa maniera e andiamo a sparare l'aria per togliere la polvere in modo che la polvere caschi giù, non lo facciamo al contrario, se no cade dentro altra polvere mentre lo facciamo. Fatto questo, io rimetto la mia baionetta e vado a mettere via la mia pompetta in maniera tale che non prenda altra polvere. Ora procediamo e vado a prendere il materiale dalla bellissima tazza di Flarescape che avevo fatto fare anni fa, e all'interno della tazza vedete che abbiamo
panno in microfibra, no brand in questo caso. Questo ovviamente lo conservo in un ambiente sterile, perché questo è quello che uso quando faccio le pulizie in casa dopo un lavoro polveroso. Mi ricordo per esempio una volta che ho dovuto pulire, ma in una maniera minuziosa, tutta la strumentazione, ma tutta, cioè compreso me stesso, ho dovuto passarmi questo negli occhi, non vi dico dove altro, perché ero stato, un video fra l'altro che vi linko in card perché è stata un'esperienza bellissima, sono stato a fare un servizio fotografico in una miniera di calce. Bello, va bene, divertente, bellissimo. Non vi voglio neanche raccontare che cosa non avevo addosso quando sono uscito da lì. Cioè mi ricordo, io e il mio socio con cui siamo andati eravamo così pieni di roba, ci siamo dati delle pacche addosso una volta usciti e c'era la nube bianca che veniva fuori dai nostri indumenti, eravamo coperti di calce dalla testa ai piedi, anche la mia povera strumentazione. Per cui cose di questo tipo, il pennello di prima, servono in questi casi per andare a pulire un danno strutturale inimmaginabile, che però è stato necessario, perché un servizio fotografico così non te lo fai sfuggire, quindi rischi un pelino la tua strumentazione, ma ti porti a casa un qualcosa che gli altri non hanno. Altre cose che vi faccio vedere: qui abbiamo un altro pennello più piccolo, ma un pochettino più lungo, con cui si può andare a fare delle lavorazioni un po' più incisive. Sempre lo stesso discorso, vado a pulire intorno al barilotto, vado a pulire l'attacco della baionetta, non vado dentro nel sensore con questo, assolutamente no, perché lì rischio di fare danni, rischio di depositare roba. Qui c'è un pelucco per esempio, cioè una setola sintetica che si stacca da sola. Questo può succedere, perché comunque queste sono componenti praticamente usa e getta e ovviamente sono cinesi. Infatti, come vi dicevo prima, questa è tutta roba di plastica che purtroppo va buttata. Ora, se volete essere green, li riciclate, li utilizzate come cotton fioc dopo, altrimenti li buttate via e basta. Però non potete usarli a dismisura, perché una volta utilizzati un paio di volte poi andate a ridepositare quello che avete tolto, quindi non si possono usare tante volte. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questa meravigliosa penna, che in realtà non è una penna, perché vedete che dentro ha uno spray, e questo qui è uno spray che è fatto apposta, che serve per pulire il display, e lo possiamo utilizzare anche per il frontale della lente. Un paio di spruzzatine e poi passiamo il panno in microfibra e ci pulisce il display da ditate, macchie varie ed eventuali. Quindi è fatto apposta per essere poco aggressivo sui display, ma per poterlo comunque pulire nel caso ci abbiamo sbrodolato sopra uno smoothie o robe del genere. Altra cosa che vi faccio vedere, questo in realtà non ve lo faccio vedere perché, come già detto tante volte, siamo green e non voglio sprecarne uno solo per farvelo vedere, però qui dentro ci sono dei pennellini fatti apposta per la pulizia del sensore. Non lo apro perché una volta aperto lo dovrei buttare via, questo è come un bisturi, è sigillato. Il concetto qual è? Apriamo quest'affare e gli spruzziamo sopra un paio di gocce di una soluzione come quella che vi ho fatto vedere prima, potrebbe essere la stessa. Dobbiamo andare a vedere che sia quella fatta apposta del kit che abbiamo comprato, ma potrebbe essere una cosa di quel tipo. Andiamo a dare due spruzzatine sopra il pennello, dopodiché andiamo a pulire il sensore sempre nello stesso verso, facendo attenzione a non uscire dal medesimo, quindi senza sbordare fuori. È un'operazione che vi dico io ho fatto con grandissimo terrore, con la mano che mi tremava, su una delle mie fotocamere vecchie. Una volta fatto, una volta ci ho preso la mano, mi sono detto vabbè, non è sta gran cosa. Prima andavo a farmelo fare dal service, quindi dovevo consegnare le fotocamere, gliele lasciavo per... Quando erano bravi me lo facevano subito, quando non erano bravi me le ridavano dopo 10 giorni, 7 giorni, insomma è seccante. Quindi imparato a farmelo da solo, non gliele porto più, risparmio un sacco di soldi e un sacco di tempo. Ovviamente bisogna prendere un attimino la mano, perché io non ho mai fatto danni. Ho visto video su YouTube, oddio, se sbagliate a fare questa cosa buttate via l'intera fotocamera. È vero, attenzione, è vero, nel senso che se fate una grossa cavolata mentre state pulendo a sensore aperto, fate un danno al sensore, e cambiare il sensore costa come la macchina nuova, quindi è vero, c'è una componente di rischio. Però non mi metto a fare il video per farvi vedere come si fa, perché appunto non voglio sprecarne uno tanto per, però è pieno di video su YouTube che vi fanno vedere esattamente, andateli a cercare se vi interessa, che vi fanno vedere esattamente come si pulisce un sensore, è pieno. E quindi una volta che avete capito come si fa, avete visto fatto da un altro che lo sa già fare, non c'è niente di complicato, basta seguire quelle due indicazioni e non fare grosse cavolate, e l'operazione va a buon fine tutte le volte, 100% di successo. Quindi non è questa gran cosa.
Poi è anche possibile che non ne abbiate assolutamente bisogno. Questa è una cosa che si fa solamente se lo stantuffino di prima, quello con l'aria, non ha avuto successo. Quindi se abbiamo una situazione di chicco di polvere ostinato che non viene via neanche con l'aria, allora passiamo alle maniere forti e andiamo a pulire il sensore in questo modo. Attenzione, questo è il mio preferito. Kit tedesco di pulizia della camera dentro nell'uovo blindato con il suo moschettone. Quindi questo qui è da viaggio, questo si ficca nella borsa e sta lì per tutte le emergenze. Qui dentro, di nuovo, abbiamo un altro ovetto con l'aria compressa. Abbiamo un pennarellone che da una parte ha un gommino, non so se riuscite a vederlo, che dovrebbe servire a tamponare per togliere chicchi di polvere o cose del genere. Dall'altra parte abbiamo una guarnizione di gomma che nasconde, non so se riuscite a vederlo, che nasconde un pennello retrattile. Quindi questo è come quelli per truccarsi praticamente. Però questo qui lo tengo sigillato così che insomma sia un po' sempre pulito, perché questo ok che è quasi usa e getta anche questo, però insomma dovrebbe durare un po' di più, quindi lo tengo sigillato anche per quello. Sempre dentro il nostro ovetto abbiamo lens cleaning fluid, quindi abbiamo la stessa cosa di prima. Questo è un liquido che si va a versare sopra il frontale della lente o sopra l'attacco della baionetta per dargli una pulita. È un liquido fatto apposta che ha la caratteristica di asciugare molto in fretta, quindi nel momento in cui lo applichiamo poi lo andiamo a passare col panno, ma questo asciuga molto in fretta e quindi non dovrebbe lasciare residui. Poi qui dentro abbiamo una serie di panni in microfibra per la pulizia delle varie componenti, sigillati, quindi anche quelli abbastanza usa e getta. Un ulteriore panno in microfibra sigillato che non si sa mai. Questi vi devo confessare che non li ho ancora mai usati. Questo qui è sostanzialmente una salvietta antibatterica che serve per fondamentalmente per pulire tutte le superfici esterne. Quindi sono fuori, ho fatto un evento, sono stato fuori tutto il giorno con la mia strumentazione, prendo uno di questi e passo il corpo e la lente della fotocamera su un liquido che insomma me li disinfetta un pochino. Vi dico la verità, io non l'ho mai usato perché comunque normalmente quando faccio una cosa del genere passo semplicemente un panno inumidito. Do a chiudere così non becca polvere. Dicevo, passo semplicemente un panno inumidito e poi passo un secondo panno, passo un angolino asciutto del panno per andare ad asciugare, e di solito è sufficiente così. Se ci sono delle parti ostinate vado col pennellino, soprattutto magari nel grip delle ghiere, degli obiettivi, lì si ferma polvere, si fermano cose se la teniamo in utilizzo per tante ore, quindi magari vado a dargli un passaggio in quei punti, però di solito è più che sufficiente. I pennelli sono ottimi anche per andare a pulire l'interno dell'oculare, perché lì anche è un punto dove si deposita un sacco di polvere e la vediamo proprio ogni volta che ci mettiamo l'occhio, è lì, quindi quella è una parte che pulisco con i pennelli. Ora, più o meno questo è quello che utilizzo per la manutenzione della mia strumentazione. Ogni quanto spesso va fatta la manutenzione? Questa ovviamente è una domanda senza risposta, perché dipende da quanto spesso usate la vostra strumentazione e da che cosa ci fate. Ovviamente se vi capita esperienza simile alla mia e andate a scattare in miniera, anche se avete utilizzato la vostra strumentazione una sola volta, io vi garantisco che quella volta dovrete pulirla, perché farà schifo, sarà devastata, sarà piena di schifo. Se vi capita di scattare a degli eventi un po' più normali, come possono essere magari dei matrimoni o dei battesimi o cose del genere, o comunque delle cerimonie, magari non dovrete pulirla così tanto spesso, però state un po' all'occhio anche voi, perché se fate un matrimonio e scattate fotografie dello sposo e della sposa su una strada sterrata con la macchina che passa di fianco, lì dovrete pulirla la strumentazione una volta tornati a casa. E anzi, io vi consiglio di farlo come prima cosa una volta arrivati a casa, perché se voi togliete, facciamo un'ipotesi, togliete la vostra strumentazione dalla borsa e la rimettete nell'armadio, nello scaffale dove tenete la strumentazione fotografica, state lasciando polvere e terra anche nell'armadio, quindi poi dovrete pulire anche l'armadio. Per cui la prima cosa da fare quando tornate a casa è dare una pulita generale alla strumentazione, ovviamente se si è sporcata. Mi capita delle volte, per esempio, di scattare in impianti industriali che magari sono a tenuta stagna, capito, in una camera bianca dove addirittura vieni aspirato, c'è una camera di aspirazione a pressione quando entri, cioè lì io vengo da fuori e sono pulito, entro dentro e sono in un ambiente sterile, mi hanno addirittura sterilizzato e risucchiato via eventuali chicchi di polvere a me e alla mia strumentazione con l'aria compressa. A quel punto ovviamente me ne torno a casa e la mia strumentazione è più pulita di prima. Non è che in ogni situazione bisogna pulirla, dobbiamo saperlo noi quando va pulita. Sicuramente se siamo stati a fare un compleanno di un bambino piccolo in una stanza con le bolle di sapone, ci sono finite le bolle di sapone addosso anche a noi e sulla strumentazione, ok che il sapone è pulito, ma una
pulitina dopo gliela possiamo dare, una pulitina alla lente, magari ci sono schizzi di bolle di sapone esplose sul frontale della lente, andiamo a rimuovere tutte queste cose e fidatevi che so quello che dico perché ne ho fatti di eventi con le bolle di sapone. Bene amici, io non voglio dilungarmi troppo, questo era semplicemente un video in cui vi facevo vedere che cosa utilizzo personalmente per andare a pulire la mia strumentazione foto e video. Vi lascio qualche link su Amazon per andare a vedere questi prodotti che ho utilizzato, non proprio gli stessi perché sono delle cinesate, quindi girano, non è che c'è un brand di riferimento, queste sono cose che cambiano brand perché una volta le mette fuori una casa, un'altra volta le mette fuori un'altra casa, l'importante è che sia quella roba lì, quindi vi metto un link da cui riuscite a capire di che cosa si tratta, poi non dovete comprare questa marca, è sufficiente che prendiate qualcosa di affine. Sono cose che costano poco, ovviamente come detto non esiste una regola per stabilire quando vanno utilizzate, se vedete che la vostra strumentazione è lurida è sicuramente il momento, se fate un evento, uno shooting durante il quale ci sono particelle in giro, di nuovo quello è il momento di dare una bella pulita. Io vi consiglio di tenervi un kit sigillato sempre pronto all'utilizzo in casa, perché nel momento in cui vi si presenta la necessità di pulire la vostra strumentazione, magari non potete aspettare quei due giorni che Amazon vi consegni il pacco e magari non avete un negozio di fotografia vicino a casa, quindi non potete procurarvelo, quindi io vi consiglio di avere un kit sigillato sempre pronto all'uso in casa, così quando sporcate la strumentazione aprite il kit, pulite la strumentazione, ordinate un altro kit, arriva dopo 5 giorni quello che è, però nel frattempo voi siete a posto, potete lavorare perché avete già pulito quello che dovevate pulire. A questo punto io vi aspetto nei commenti come sempre, fatemi sapere se avete avuto disavventure legate alla manutenzione della vostra strumentazione, fatemi sapere se siete dei vuncioni e in 20 anni non avete mai pulito niente, fatemi sapere se utilizzate un brand specifico, se avete qualcosa di più fidato su cui andate a fare affidamento quando dovete pulire la vostra strumentazione. Io adesso vado a mettere via tutto quello che vi ho fatto vedere, così smette di stare fuori a prendersi polvere e vi do appuntamento al prossimo video.